Contrastare l'usura facendo conoscere a tutti le contromisure quando ti trovi in difficoltà, accelerando i pagamenti e i prestiti legali prima che sia troppo tardi. È con questo spirito che oggi a Torino è stato firmato un protocollo antiusura in prefettura. Presenti la sindaca Appendino, il prefetto Palomba, il governatore Cirio, collegata da Roma la ministra Luciana Lamorgese. Un'attività che rende necessaria al fine di intercettare ogni possibile segnale di allarme e di anticipare l'offerta di un welfare criminale che dia sostegno alle famiglie in difficoltà e anche alle imprese, ovviamente. Tra le misure, l'impegno assunto da ABI e dalle banche aderenti di riscontrare possibilmente nel termine di 30 giorni le istanze presentate. Sono previste le figure del facilitatore presso le associazioni di categoria e i Confidi per informare e aiutare. Si prevedono tempi rapidi per l'iter di accesso ai finanziamenti e ai fondi, come sottolineato dal prefetto Claudio Palomba. Oggi dare attenzione in un momento particolare come questo a forme di liquidità legali è, secondo me, un aspetto fondamentale. Aderiscono forze dell'ordine, ordini professionali, istituzioni, associazioni di categoria e un primo pacchetto di comuni del torinese.